I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini. Cari amici di Caffè Italia, ben ritrovati. Anche oggi, per questa puntata dei percorsi cinematografici, parliamo di un film che ha avuto non pochi problemi all'uscita. E anche in questo caso si tratta di un film di Elio Petri. Sto parlando di Todo Modo, un film del 1976 tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Ebbene, non si tratta di una trasposizione pedissequa del lavoro dello scrittore siciliano. L'ambientazione è la stessa, il messaggio sostanzialmente anche, e corrisponde anche a quel senso che ha fatto sì che questo film fosse stato definito grottesco, perché effettivamente è qualcosa di abbastanza cupo ci si trova davanti quando si guarda quest'opera. La sola differenza con il romanzo, la differenza fondamentale, è che il narratore principale del romanzo è un pittore che si trova per caso in una situazione non a lui consona, mentre qui quella che viene definita cornice narrativa è sostanzialmente un po' diversa. E peraltro è abbastanza singolare che il quadro generale sia qualcosa che risuonerebbe alle orecchie di molti di noi, è decisamente molto attuale, perché la prima scena del film, che vede un'ambulanza correre veloce per le strade, è una voce fuori campo che dice: vaccinatevi, andate obbligatoriamente a vaccinarvi perché l'epidemia non sta cessando. E quindi si immagina uno scenario molto simile al nostro. Il personaggio principale, il primo personaggio importante che si vede, Gianmaria Volontè, sta entrando allo Zafer, un albergo postmoderno, molto cupo, dove si stanno per ritirare le decine di personaggi importanti del mondo del potere: banchieri, avvocati, industriali, uomini politici, ma anche preti, per fare degli esercizi spirituali, come li aveva ideati già nel 500 Ignazio di Loyola, capo dell'ordine dei Gesuiti. A seguire, anzi a condurre questi esercizi, è Don Gaetano, un prete ambiguo, molto duro, ma anche effettivamente abbastanza a doppia faccia da poter essere in qualche modo paragonato ai personaggi stessi che abitano questo strano e grottesco albergo, e dove appunto sono tenuti a fare questi esercizi per 3 giorni tra varie contraddizioni. Ebbene, quello che accade in questo ritiro è che i personaggi cominciano da subito a stipulare una serie di tentativi di alleanze, quasi in barba a ciò che devono fare, o meglio ciò che dovrebbero fare, guidati dall'autorevole voce di Don Gaetano. Tuttavia, quello che accade in maniera sfacciata e plateale è che questi personaggi si sentono tutto sommato già assolti, si sentono già innocenti, mentre da subito il regista ci mostra, in particolare anche grazie allo splendido personaggio secondario di Ciccio Ingrassia, che è stato anche insignito di più premi per questa sua parte, che effettivamente questi personaggi in realtà non sono altro che dei ladri che si stanno nascondendo dietro maschere di agnellini, proprio come cantava De André: anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Ebbene, tutto sembra scorrere abbastanza normalmente, qualcuno un po' più indignato se ne va, ma i più restano, perché per 3 giorni fare gli esercizi spirituali di Don Gaetano rappresenta a suo modo uno status symbol. Però comincia a succedere qualcosa. Un primo personaggio viene trovato morto in maniera sostanzialmente inattesa e abbastanza truce. E quindi una certa ansia si diffonde nell'albergo. Arrivano dei poliziotti, ma si tratta di poliziotti tutto sommato giovani,
che sembrano chiamati per questo caso in quella situazione proprio in virtù della loro inesperienza, quasi come se non si volesse realmente risolvere un problema che riguarda i principali uomini di potere della nazione. Ma a condurre le fila non è solo Don Gaetano, ma è anche il personaggio interpretato da Gianmaria Volonté, che è un personaggio ricalcato sull'ombra di Aldo Moro. Volonté e Petri avevano visionato molto materiale di repertorio di Aldo Moro e avevano studiato il suo modo di comportarsi e l'avevano rallentato a dismisura. Infatti la recitazione di Volonté è caricaturale e mostra un personaggio estremamente devoto, ma mai disgiunto dalla forma di potere che lo ricopre. E peraltro è l'unico personaggio che si fa accompagnare dalla moglie, Mariangela Melato, con la quale ha anche dei rapporti che appunto non dovrebbero accadere in quella fattispecie. Ma la sete di potere di Aldo Moro, alias Gianmaria Volonté, è così tanta che nel momento in cui gli omicidi continuano ad avvenire e crescono, ecco che Aldo Moro si ritiene poi l'unica persona che davvero dovrebbe essere innocente. La sua fede in Cristo, che gli fa recitare il Paternoster alla maniera gesuitica, e poi il suo attento modo di condurre i rapporti, che appunto fanno di lui sempre una voce autorevole. E tuttavia appunto le cose si modificano radicalmente quando è Don Gaetano stesso a essere trovato morto. Si sospetta di un suicidio, ma effettivamente, nonostante la presenza costante delle telecamere in albergo, non si riesce a risalire a una verità certa, verità che peraltro ci viene proposta dal regista, ma effettivamente l'ambiguità è la vera regina del film, perché in realtà è chiaro che tanto Sciascia quanto Petri avessero voluto, a distanza di pochi anni l'uno dell'altro, calcare la mano sulla Democrazia Cristiana e su come la connivenza tra potere religioso e potere politico fosse stata effettivamente il leitmotiv della politica italiana e anche la principale causa di tutti i guai che sono succeduti. Va da sé che un film simile non poteva passare inosservato, tanto più quando solo 2 anni più tardi Aldo Moro sarebbe stato trovato morto a causa dell'assassinio che lo ha visto coinvolto per mano delle Brigate Rosse. Per questo motivo il film fu completamente dimenticato in maniera chiaramente pilotata e fu recuperato solo 20 anni più tardi, ed è un film che sicuramente merita una certa attenzione perché ha molto da dire riguardo quel periodo. Un saluto a tutti voi, cari amici di Caffè Italia. I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini.